Buongiorno, bentrovati. Allora, intanto grazie a Esther per prima e a Fabio poi, perché hanno dato là un po' a quello di cui vi parlerò io, che appunto attraversando la teoria dell'attaccamento andremo a ricercare quali sono i legami madre-bambino che però poi in un certo qual modo influenzano i legami di coppia adulto. Vedremo poi insieme quali in uno sviluppo funzionale possono permettere una vita armonica e quali invece comportano delle complessità, per arrivare poi a verificare quale e in quali condizioni il tradimento possa rappresentare un trauma. Allora, la teoria dell'attaccamento venne formulata negli anni 60 dallo psichiatra inglese John Bowlby per dare dimostrazione che le relazioni sentimentali si sviluppano seguendo un percorso che contribuisce a un buon adattamento dell'individuo al suo ambiente sociale e fisico. È grazie a questa teoria che possiamo identificare i modi attraverso i quali un adulto può organizzare la propria vita affettiva in funzione appunto dei passati legami di attaccamento, identificando una correlazione tra i legami della prima infanzia e le successive relazioni di coppia adulte. È una teoria complessa. È una teoria che integra concezioni etologiche, evoluzionistiche, psicanalitiche, cognitive e soprattutto riguarda la funzione e lo sviluppo del comportamento umano protettivo. Gli studi di Harlow e di Lorenz mettono in evidenza come per i primati umani, i primati non umani e alcuni mammiferi esista una motivazione primaria che garantisce la sopravvivenza, che è la vicinanza fisica. Bowlby dice che il bambino è motivato a mantenere il contatto perché è questo per sé che gli consente di esistere. Bowlby identificò due motivazioni primarie che necessarie allo sviluppo del bambino, che sono appunto la vicinanza fisica e il bisogno di esplorazione. Mediante l'espressione del bisogno di vicinanza, corrisposto in maniera rassicurante dalla madre, si formano delle rappresentazioni mentali. È sulla conferma di queste che si poggia poi la formazione della coppia. Che rappresentazioni mentali? L'abbiamo sentito prima sia in Esther che in Fabio. Rappresentazioni che prendono il nome di modelli operativi interni, schemi mentali che ciascuno costruisce nella vita interagendo con l'ambiente, e questo è l'aspetto fondamentale, consentono di fare previsioni e crearsi aspettative sugli accadimenti della vita relazionale. L'omeostasi rappresentativa spiega il perché ci si lega a qualcuno che non mette in discussione il sistema di rappresentazioni che si è formato in noi. Ovviamente non tutte le relazioni umane sono relazioni di attaccamento. Perché si parli di attaccamento, ci devono essere quattro condizioni di base che appaiono in sequenza lungo il percorso che porta al formarsi del legame madre-bambino, ma anche allo strutturarsi del legame di coppia. Abbiamo il mantenimento del contatto, ovvero stiamo vicino alle persone che ci fanno stare bene, il rifugio sicuro, lo sentiamo verso chi ha il potere di confortarci quando siamo turbati o stiamo male. L'ansia da separazione, chi mi fa stare bene, chi mi rende sicuro, mi manca quando non c'è. E la base sicura, ovvero quel senso di sicurezza percepito verso colui o colei che ci mette nelle condizioni di poter sviluppare la nostra curiosità esplorativa e ci riaccoglie al ritorno con entusiasmo. Questo è importante. Alla fine del primo anno di vita del bambino, il suo legame con la madre è consolidato da queste caratteristiche. Per legame madre-bambino, per cui abbiamo un anno di tempo. Invece, per quanto riguarda la coppia, è emerso che sono i due anni di relazione lo spartiacque cruciale per la qualità del legame e che la differenza consiste nella presenza o nell'assenza di fenomeni di ansia da separazione e base sicura. Ansia da separazione e base sicura costituiscono pertanto in generale la condizione per cui si può parlare di attaccamento. L'attaccamento è legato al fenomeno dell'amore in quanto la predisposizione innata al successo riproduttivo non è connessa solo all'attrazione sessuale e alla messa al mondo di prole. Cos'è il successo riproduttivo?
è un fenomeno complesso che prevede il desiderio di lasciare in più individui possibili ciò che ci contraddistingue dagli altri, affinché le caratteristiche si riproducano di generazione in generazione. È una sorta di sogno inconsapevole di immortalità che ci differenzia dagli animali. Infatti, le esigenze biologiche di lasciare le proprie caratteristiche nella discendenza hanno fatto sì che la selezione naturale operasse per mantenere assieme i partner al di là dell'atto sessuale e del concepimento, per tenerli legati in rapporti che sono ben più profondi di quelli che noi comunemente chiamiamo storie d'amore. Come? Attraverso l'investimento parentale e la creazione di relazioni interpersonali. Come ben sapete, i bambini hanno bisogno di un tempo molto più lungo per maturare e diventare autonomi rispetto agli animali. Questa possibilità viene data dal fatto che i due genitori sanno di poter stare assieme per poter dare loro la base sicura attraverso l'investimento parentale. Bowlby sostiene che da adulti si percepisce la persona amata come più saggia e più forte, ed è la stessa sensazione che il bambino prova nei confronti della sua figura di attaccamento. La persona amata, pertanto, risulta così come colei che ci garantisce la sopravvivenza, ci protegge e ci conforta. Quali le differenze tra l'attaccamento infantile e l'attaccamento adulto? Il legame madre-bambino è di tipo complementare. Il bambino chiede e la madre risponde in maniera sensibile e responsiva. I ruoli non si invertono. I legami di coppia sono di tipo reciproco. Ciascun partner è disponibile, o dovrebbe esserlo, è disposto a giocare un ruolo doppio, dove in alcuni casi chiede protezione e conforto e in altri protegge e conforta. Se ciò non avviene, la coppia va in crisi. La complessità della coppia prevede però anche la messa in atto di altri sistemi innati, che sono appunto l'accudimento, la cooperazione e l'accoppiamento sessuale. Tra i partner ci può essere una profonda attrazione sessuale che dà avvio alla relazione. Altresì, è stato dimostrato che un legame puramente sessuale può assicurare la riproduzione, ma non il successo riproduttivo nei termini in cui abbiamo visto prima. Su cosa si basa la scelta del partner? Provate ad immaginarvi, no, quando avete scelto i vostri partner. Le ricerche ci mostrano che è l'effetto familiarità, ovvero una tendenza a base innata, dove la nostra mente ci fa percepire come più gradevoli le persone a noi familiari. Oppure è l'effetto somiglianza. Le persone con caratteristiche simili tendenzialmente hanno interessi simili, valori simili, probabilmente progetti simili, e questo ci rende sicuri. L'effetto sensibilità. Quando si tratta di una relazione che ha le caratteristiche della profondità, si punta su partner che si mostrano premurosi, accudenti e sensibili ai bisogni affettivi. Gli uomini e le donne scelgono in maniera diversa. La fisiologia e l'anatomia dei maschi e delle femmine sono correlate a modalità di interazione, sentimenti, emozioni, relazioni, motivazioni e comportamenti diversi. Queste strategie funzionano anche nei casi in cui la relazione non prevede la procreazione. Gli uomini scelgono per gli uomini la partner deve avere un alto potere riproduttivo, essere giovane e bella, questa è una condizione legata agli estrogeni, ma anche essere seria. Il cervello e il corpo maschile sembrano programmati a seguito della selezione naturale a trovare attraenti in maniera del tutto inconsapevole quelle caratteristiche che riflettono la condizione di brava riproduttrice. Le donne no, molto più centrate sulle relazioni d'amore che si caratterizzano per la ricerca di relazioni sentimentali stabili, l'evitamento delle avventure a sfondo puramente sessuale, l'ostacolare la promiscuità maschile, il limitare gli incontri sessuali a uomini che sono più forti, con risorse economiche sufficienti e che sembrino spontaneamente desiderosi di condividere con la partner e con i possibili figli le risorse affettive e materiali. Le donne vogliono uomini che le sappiano corteggiare e conquistare, mostrando loro di essere preziose e per questo apprezzate.
anche l'uomo deve essere bello e giovane, dove da un lato il testosterone come per noi gli estrogeni e dall'altro le proporzioni tipiche della mascolinità come la vigoria si integrano e favoriscono il successo nella relazione. Altresì, per noi donne sembra che la bellezza rimanga un criterio di scelta secondario. Ad un uomo bello viene preferito un uomo con una posizione, intelligente, serio, affidabile ed economicamente solido. Poi magari quello bello lo facciamo come amante, però quella è un'altra storia. Come si crea un legame di coppia? La Hazen e la Zeifman propongono un modello basato su un processo a quattro tappe. Questo modello riprende la creazione del legame madre-bambino sul piano delle funzioni, dei comportamenti e delle emozioni, tanto che si parla di un'equivalenza funzionale. La prima fase è quella del corteggiamento, in questo senso ci avviciniamo molto al mondo animale perché, come per gli animali, anche noi, tramite un corteo di movimenti e un copione lessicale, i partner propongono la migliore immagine di sé, fanno la ruota, come il pavone. Anche il bambino sa mostrarsi seduttivo nei confronti della madre, sempre per ottenere la sua attenzione. In questa fase ci succede una cosa particolare perché sia per i partner sia per il bambino poco importa se la persona scelta si ritrae o si dedica ad altro o se loro stessi prestano attenzione ad altro, perché questo copione può essere messo in scena con altre persone che risultino ancora più attraenti. Non c'è ansia da separazione. In questa fase, infatti, è la ricerca del piacere da parte dei partner l'elemento fondante ed è da ricondurre all'attivazione del sistema sessuale. Come abbiamo visto, le due studiose fanno un modello a quattro tappe che riprendono le quattro tappe che abbiamo visto prima nella formazione del legame madre-bambino. Infatti, questa si correla con la fase del mantenimento del contatto. La seconda fase è quella dell'innamoramento e si correla con la fase del rifugio sicuro. I due partner esperiscono tutta una serie di sensazioni fisiche all'apparenza disturbanti, non si mangia, non si dorme, il cuore ci palpita, concentriamo l'attenzione su di lui o su di lei e altro non ci interessa e al tempo stesso proviamo un'energia sconfinata. Questa energia sconfinata è mediata dalle fenilanfetamine, che sono anfetamine per cui ci danno un grande tono. Compaiono comportamenti che tendono alla rassicurazione, come il tenersi per mano, l'abbracciarsi. E il contatto fisico assume la connotazione della tenerezza, tanto che si usa un linguaggio, diciamo così, con diminutivi affettuosi, come fa la mamma col piccolo, attraverso il baby talk. A questa età per i bambini e in questa fase per gli adulti, i segnali vengono indirizzati di preferenza verso quell'adulto che gioca un ruolo primario nella cura e in una relazione che viene definita di tipo monotropico. È lui quello che mi dà sicurezza e lei quella che mi dà sicurezza. La terza fase è quella dell'amore, è dove l'attaccamento si sta proprio strutturando. Diminuisce l'attività sessuale e aumenta l'importanza del rapporto emozionale, la capacità dell'altro di essere rifugio sicuro e figura di accudimento. Dalla passione si passa all'intimità, fase in cui le emozioni e le sensazioni sono di calore, affetto e fiducia. Se prima c'erano le fenilanfetamine, abbiamo le endorfine adesso, le quali promuovono appagamento e calma. Il partner diventa lo stimolo associato alla sensazione di benessere che deriva da queste sostanze. Sempre la Hazen e la Zeifman sostengono che, ricordate ciò che ha detto Fabio prima rispetto all'attivazione dell'arousal fisiologico, le relazioni che si trasformano in legami di attaccamento sembrano essere quelle in cui l'elevazione dell'arousal fisiologico è ripetutamente attenuato dalla stessa persona nel contesto di uno stretto contatto fisico. Come la mamma sa rassicurare il bimbo cullandolo e coccolandolo, il nostro partner, le nostre partner sanno rassicurarci attraverso questo. Non solo endorfine, la vicinanza fisica favorisce anche la produzione di ossitocina, la quale incrementa il mantenimento del legame affettivo, sostanza fondamentale che si produce anche durante l'allattamento ed è considerata la sostanza responsabile dell'attaccamento. La capacità di ciascun partner di calmare l'altro produce parimenti ansia da separazione. Se tu mi fai stare così bene, mi manchi se non ci sei. Questa, nel legame tra adulti, come in quella madre-bambino, indica che il legame di attaccamento è formato
e che la relazione è una relazione d'amore che ha la funzione di proteggere la sopravvivenza. Siamo arrivati alla fase finale, quella che viene definita dell'interdipendenza funzionale. Il legame si è reso indissolubile. I partner sono legati dall'impegno. Ciascuno si impegna a vivere con la persona amata e decide di non prendere in considerazione altre opzioni. Il legame si consolida e si trasforma in una catena che è psicologica, emozionale e fisiologica. Diventa l'amore che dura per tutta la vita e in alcuni casi anche quello che va oltre la vita. È una fase intrisa di emozioni profonde, quasi non riconosciute a livello consapevole dagli stessi partner. Ciascun partner funziona come base sicura per l'altro. Questo senso di sicurezza permette di affrontare con curiosità e partecipazione gli inevitabili cambiamenti e i percorsi di vita dei partner. È chiaro che quello che vi ho mostrato finora è uno sviluppo ideale, ok? E vedremo poi che non è sempre così, anzi, però possiamo dire in prima battuta che in amore non esiste un destino ineluttabile rispetto alle modalità vissute nell'infanzia e per fortuna potremmo dire in alcuni casi. Altresì, dalle ricerche emerge che il 75% della popolazione tende a ritrovarsi o a costruire relazioni molto simili a quelle in cui era coinvolto da piccolo con la madre. Lo sviluppo affettivo modula quello cognitivo e tutta la vita sociale, al punto da influenzare l'intera struttura di personalità dell'individuo, ce l'ha appena spiegato Fabio. Mary Ainsworth ha approfondito gli studi di Bowlby e attraverso un modello sperimentale chiamato Strange Situation ha identificato tre stili di attaccamento. Mary Main, ulteriormente approfondendo gli studi, ne ha trovato il quarto. Vedremo adesso quali sono le caratteristiche di questi stili di attaccamento e come questi correlino con la scelta nella coppia. L'attaccamento sicuro tendenzialmente promuove un amore sicuro. La madre è sensibile e responsiva. Ricordate la madre o le madri che ci ha fatto vedere Esther? Provate a ricollegare a quanto vi dirò. In questo caso abbiamo una madre sensibile e responsiva. Sa confortare il suo piccolo e lui sa di poter contare sulla mamma in caso di necessità e si sente che lui saprà e sente che anche lui saprà districarsi nelle difficoltà. La mamma viene identificata come una figura di cui fidarsi e questo produce un modello del sé come persona degna di essere amata e confortata. Questa idea verrà generalizzata alle altre relazioni. La maggior fiducia in sé lo porterà ad essere parte attiva nell'andamento delle sue interazioni e relazioni. Da grande, tendenzialmente si affilierà con persone che hanno il suo stesso attaccamento sicuro. Questa coppia svilupperà nel tempo un amore profondo che è alla base della loro vita assieme, giorno dopo giorno, e che spinge entrambi a cercare e scoprire di continuo, l'una nell'altro, gli aspetti che rendono ciascuno diverso eppure noto. Così l'attaccamento reciproco è alla base del loro desiderio. L'attaccamento ansioso ambivalente. Avremo un amore ossessivo, in extremis. Un bambino che sperimenta la relazione con una madre imprevedibile sviluppa dei modelli di sé come persona da amare in modo intermittente. Il suo sistema di attaccamento sarà continuamente attaccato, tra virgolette, perché continuo sarà il senso di pericolo. Imparerà che la coercizione può essere utile per tenere a sé la madre, che risulta una figura inaffidabile. In campo amoroso, questa persona sarà più volte trascinata dal vortice della passione, pensando di aver trovato la persona giusta. In realtà, andrà incontro a idealizzazioni verso quei soggetti che più tenderanno a farla soffrire. Essendo ambivalente all'interno di una relazione amorosa adulta, possiamo sperimentare varie posizioni. Quando a prevalere saranno i modelli positivi del sé, come persona di amore, allora lei penserà di essere amata profondamente e rispettata dal partner. Quando il senso di sé sarà di una persona vulnerabile e non degna di amore, verrà trascinata nel tunnel della gelosia più estrema, dando vita ad una relazione ossessiva, possessiva e autoritaria. Sono questi i casi in cui non mancano reazioni violente sino alla possibilità che si presentino dei delitti passionali.
rimane sempre nella fase dell'innamoramento e la sua ansia da separazione è sempre all'estremo. La possibilità di esplorare il mondo, di essere contenuta e di amare sulla base della sicurezza che può offrire una relazione consolidata sono per lei dimensioni sconosciute. L'ansioso evitante. Questo bambino sperimenta che quando ha paura la mamma lo rifiuta sistematicamente e gli rifiuta il suo conforto. Se insiste, peraltro, lei risulta anche infastidita dalla sua debolezza. Intraprende un percorso di falsa autonomia dove evita la mamma proprio quando ne ha più bisogno, dato che non sopporterebbe la frustrazione di un rifiuto nel momento di maggior vulnerabilità. La mamma spinge il piccolo a dare il meglio di sé in tutto ciò che fa, scoraggiando le relazioni interpersonali e promuovendo la competizione. Questo bambino cresce senza alcuna sicurezza affettiva. Il modello mentale è di persona non degna di essere amata, quella della madre di persona di cui non fidarsi. Non chiede, non mostra emozioni, come ansia e sconforto, e si regola sul raziocinio. Per non correre rischi, i suoi modelli mentali gli fanno sopprimere la sua emozionalità. Da grande, non attribuisce valore agli altri e li usa per i suoi scopi. Ha molto successo con le ragazze, fa molto bene la corte, forse anche si innamora, ma proprio quando si innamora scappa. Adotta un comportamento distaccato e distanziante con tendenza all'espressione di un sé grandioso che lo fa sentire un uomo di successo e inattaccabile dalle emozioni. In alcuni casi sceglie donne come lui che gli garantiscono di non fare troppe richieste, in altre donne ambivalenti che si fanno carico della relazione. Le evitanti gli riservano freddezza, le ambivalenti gli riservano rabbia, svalutazione, ridicolizzazione e colpa. Tutto questo lo riporta all'angoscia primaria provata quando non si sentiva capito, non si sentiva amato. L'ultimo stile di attaccamento è quello disorganizzato. Avere una madre che maltratta o non è mai prevedibile nelle sue reazioni fa sì che il bambino ne abbia una grande paura e allo stesso tempo un forte bisogno. I modelli mentali del sé e degli altri derivanti da questo maternage sono inevitabilmente confusi, incoerenti e ad essi corrispondono emozioni e comportamenti disorganizzati e contraddittori. Di fronte al pericolo, che spesso è la madre, stanno fermi, ma contemporaneamente vorrebbero avvicinarsi e fuggire nel contempo dalla figura da cui vorrebbero essere confortati. Provate a immaginare. Le coppie si inducono timore o stili affettivi contraddittori, fatti di grandi passioni o momenti glaciali che rendono difficile il porre fine alla relazione. Come abbiamo visto prima, sia con Fabio che con Esther, abbiamo scoperto il mondo delle T maiuscole e delle T minuscole. Per l'ansioso ambivalente, per l'ansioso evitante, si parlano di traumi con le T minuscole perché sono traumi relazionali, sono situazioni di maltrattamento, nel senso di non affettività, legate alle relazioni proprie. Invece nello stile disorganizzato possiamo parlare di traumi con la T maiuscola perché questi bambini possono essere sottoposti a veri e propri maltrattamenti e abusi. Perché succede tutto questo? Perché spesse volte ci troviamo a rimanere dentro una relazione che ci fa stare male, che ci provoca dolore? I nostri giudizi, le nostre impressioni, le nostre scelte sono regolati da un forte bisogno di coerenza interna che ci porta a confermare i nostri modelli mentali dell'attaccamento. Se non ci sentiamo amabili, scegliamo chi rassicura le nostre idee o distorciamo le informazioni fino a vedere i segni del tradimento e dell'indifferenza. Tutto questo spesso avviene senza tener conto del nostro ruolo. Nella coppia evitante-ambivalente, l'evitante conferma l'ambivalente la non amabilità e l'impossibilità di essere amata abbastanza. L'ambivalente allontana e rifiuta l'evitante se questo si avvicina perché non farà mai abbastanza per farla sentire amata veramente. C'è una sorta di paradosso dell'attaccamento. Quando si attiva il sistema di attaccamento, quando siamo bambini o quando siamo adulti, quando siamo bambini nei confronti della nostra madre, quando siamo adulti nei confronti del nostro partner,
chiediamo conforto alla figura di attaccamento attuale. È questa l'unica che può calmare e placare le nostre ansie. Abbiamo parlato di relazione monotropica. In questi casi la figura di attaccamento però è anche quella che ha provocato il nostro dolore. Ma essendo la figura di attaccamento non possiamo farne a meno, perché è proprio lei che attiva il sistema di attaccamento e può farci sentire sicuri. Almeno questo è quello che noi crediamo. O forse questa è solo un'irrealizzabile speranza di riparare i rapporti passati attraverso quelli attuali. Vi farò vedere adesso 2/3 spezzoni, se il dottor Bambam mi concede con il tempo, del film Il Danno. Saranno delle immagini un po' forti, vi chiedo perdono sin da subito. Vuoi sapere di me e mio fratello? Stavamo sempre insieme. Ogni 2 o 3 anni c'era un paese nuovo, una lingua nuova da imparare. Perciò, naturalmente, ci sentivamo sempre più uniti. Non avevamo nient'altro. Soltanto noi due. Gli volevo bene. Forse lui non riusciva ad affrontare il fatto che ormai stavo crescendo. Non poteva staccarsi da me. Mi voleva tutta per sé e nessun altro. È per questo che provo terrore verso ogni genere di possessività. Vedi, se riesci a immaginare la cosa peggiore che ti possa mai capitare in tutto l'arco della tua vita. Ecco, è capitato a me. Mio fratello si è suicidato a causa mia. Dovevo decidere. E ho preso una decisione. Perché potevo sottomettermi. E non ho voluto farlo. Ricordatelo. Chi ha subito un danno è pericoloso. Sa di poter sopravvivere. Chi ha subito un danno lo potremo mutuare chi ha subito un trauma. Sono padre e figlio. Marta.
in base a quello che ci ha detto Fabio prima, possiamo immaginare quali strutture di sopravvivenza abbia messo in atto questa donna, perché lei se ne va. Allora, nel suo ultimo saggio, Margalit, sul tradimento, appunto, dice che il tradimento è formato da due elementi. Il primo elemento è il danno, l'offesa alla vittima. Ma nuocere all'interesse o ferire gravemente i sentimenti della vittima non è sufficiente a costituire un tradimento. È necessario un altro elemento. Perché ci sia tradimento, il danno e l'offesa devono verificarsi tra persone unite da un rapporto forte. Solo quando il danno e l'offesa sono motivi capaci di mettere in discussione il significato del rapporto forte, possiamo parlare di tradimento. E allora cosa succede? Coloro che ci tradiscono possono farlo sempre e solo perché ci fidiamo di loro. Ci abbandoniamo al loro ben volere. Pensiamo di essere speciali per loro. E allora il tradimento risulta una ferita lacerante, una lama tagliente che porta via un pezzo di te, inaspettatamente, senza anestesia. Si prova uno smarrimento così forte che l'unica soluzione è pensare che siamo noi a non andare bene, a non valere abbastanza. Lynn Ward. La rottura del legame. La teoria dell'attaccamento a Bowlby venne affidato proprio il compito di studiare la salute mentale dei bambini che subivano separazioni e lutti rispetto alle figure di attaccamento e si è visto che appunto le reazioni a questi avvenimenti risultano avere dei pattern universali che sono la protesta, la disperazione e il distacco. È chiaro che in questa sequenza si prevede che una volta arrivati al distacco ci sia una fase di elaborazione. In realtà alle volte ci si può fermare alla fase della protesta o della disperazione. Comunque sia, a prescindere da qualsiasi legame di attaccamento non ne abbiamo, queste sono le reazioni che noi proviamo quando ci succede una perdita. La madre. Il dolore era insopportabile. Mi sono dovuta picchiare. Il proprietario dell'appartamento aveva telefonato per darle istruzioni sul funzionamento dello scaldabagno. E per puro caso Martin si trovava là. Non sapeva niente di quell'appartamento. Mai sentito nominare. Ha preso l'indirizzo. È stato un caso. Ma perché non ti sei ucciso? Avresti dovuto farlo quando è cominciato. No, non lo sapevi! Non lo sapevi! Magari pensavi di continuare. Sì. Ogni giorno. E tu avresti continuato a tradirci tutti e due ogni giorno. Tu non sei un uomo cattivo. Avresti dovuto ucciderti non appena te ne sei reso conto. E allora avrei potuto provare dolore per te. Sarebbe stato straziante, ma avrei potuto seppellirti e vivere. Ti avrei anche versato lacrime. Thank you.
Prendi. No. Prendi queste. Coraggio. Più figlio. Coraggio. Voglio che lui torni a casa. Io voglio riavere mio figlio. Io voglio Martin. Martin! Ridammi mio figlio! Ingrid, Martin è morto. Tuo figlio è morto. Per sempre. La sua morte dall'anni. 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 Dammi la sua morte. Dalla me. È chiaro che per questa donna non c'è solo stata la perdita, ma c'è stato anche il tradimento, per cui possiamo immaginare in che stato emotivo potesse esserci. La teoria dell'attaccamento dà anche una rilettura su come si possono rompere le relazioni e come, a seconda dei diversi stili di attaccamento, si possa vivere questa rottura. Nell'attaccamento sicuro la separazione viene vista come un evento ponderato. Se si decide di separarsi è una scelta e non avviene attraverso forme traumatiche. Sia per l'evitante e per l'ambivalente sì, nel senso che per l'evitante la separazione avviene nel momento in cui si avverte una grande pressione e la richiesta di un amore profondo, perché lui non sa sopportare questo, non sa portare questo. In questa fase, quando lui viene investito da un amore troppo grande per lui, è la fase in cui si sente molto angosciato, un'angoscia quasi attanagliante, ed è lì che può usare la forma del tradimento come chiusura di una relazione, come rottura di una relazione. E tanto che allo scioglimento del legame l'evitante prova sollievo. L'attaccamento ambivalente invece si caratterizza dal fatto che quando l'innamoramento finisce avviene la separazione in una situazione di completo sconvolgimento, perché come vedevamo prima, quando l'ambivalente si sente amato pensa di aver raggiunto l'apice appunto del suo bisogno di amore, ma proprio in quel momento lì viene tradito. Vi saluto con una speranza, nel senso che spesse volte le rotture prevedono delle sane e buone riparazioni, e per cui vi ringrazio dell'attenzione. Però c'è un film da vedere! Sentite? No, aspetta, si può chiamare il telefono. Vuoi andare da Ciofone perché? Perché è bello questo. Le tecniche fuori. E basso il volume. È meglio che andiamo da Ciofone. Aspetta, eh? Ah sì, allora, praticamente è la storia di un marito e di una moglie che sono ovviamente in un momento di crisi. È meglio che andiamo sono in un momento di crisi e decidono di dirlo ai figli che sono in crisi. In realtà Michelle Pfeiffer, che è la moglie, sorprende l'uomo e gli dice, perché il marito gli aveva chiesto dove andiamo per poter parlare con loro, e lei dice andiamo da Chofu, no? Che è un luogo notoriamente molto chiassoso, molto animato, e lui gli dice ma scusa, ma allora vuoi portarmi lì perché hai paura di dirlo ai ragazzi? In realtà lei gli comincia a dire no, io voglio andare da Chofu perché perché Chofu è la nostra storia, e inizia a descrivere tutta una serie di situazioni dove lei sa che le città sulle città greche sono state costruite altre città greche, ma in realtà lei ha la sua città che è lui e vuole lui e solo lui,
e comincia a descrivere tutte le cose belle e anche meno belle che hanno caratterizzato la loro vita, riconoscendo a se stessa quelli che sono i limiti e i pregi, riconoscendo anche a lui quelli che sono i limiti e i pregi, e alla fine conclude dicendo appunto: andiamo da Chow Food perché io ti amo tanto. Allora lui la abbraccia e dice: ti amo anch'io. Grazie.